Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio decorare insieme a voi una scatola in legno. Allora, utilizzerò materiale stamperia, nello specifico questa carta di riso con questa ballerina, questo stencil con tutti i cerchi più o meno grandi e poi utilizzerò la modeling paste bianca. E questi colori che sono, diciamo, simili alle tonalità della carta di riso. Quindi l'uva fragola, questo viola, questo rosa scuro, il grigio chiaro e questi due colori metallizzati, che sono sempre un rosa e un grigio. E dunque, io ho già colorato il bordo della scatola in grigio. Perché in realtà, visto che ho intenzione di fare una decorazione abbastanza elaborata qui sul coperchio, il resto della scatola non, lo lascerò semplice per evitare che venga, se no, troppo, mi sembra un po' pacchiana. Quindi voi potete tranquillamente dipingervela del colore che volete, vi ho risparmiato la procedura perché tanto è inutile farvi vedere come ho con l'acrilico grigio pitturato tutta la scatola. La cosa importante invece è che il coperchio, che sarà quello che decorerò con la carta di riso, l'ho praticamente pitturato con una mano di acrilico bianco. Questo perché? Perché quando noi andiamo ad attaccare la carta di riso sul legno, praticamente è talmente sottile che prende un pochino il colore si intravede, diciamo, il colore che c'è sotto. Quindi, se noi abbiamo una base bianca sotto la nostra carta, verrà messo molto più in risalto il nostro disegno. Se invece lasciavo il color legno, sarebbe rimasto molto più giallastro e non mi piaceva l'idea. Quindi, quando, ma questa è una cosa da fare in generale, quando voi dovete attaccare una carta di riso su un supporto che non è perfettamente bianco, una mano di primer o comunque di acrilico bianco, è sempre meglio darla perché così non alterate il colore della carta. Quindi, prima cosa da fare è andare ad attaccare con la Mix Media Glue di stamperia la mia carta di riso sul coperchio. Una volta incollata la carta di riso sul coperchio e una volta fatta asciugare completamente la mia carta, vado a passare dei particolari di questo stencil in dei punti un po' strategici del mio coperchio. Utilizzo la modeling paste, questa spatola piccolina, visto che devo fare solo dei particolari e quindi non devo riprodurre tanto, tanto stencil, quindi vado a prendere la mia pasta e comincio qui a creare una parte qua sotto, così che diciamo che è l'area un po' più vasta che ho a disposizione. Così. Poi vado a fare
una parte qui, magari faccio i pallini leggermente più piccolini perché la parte è un pochino più piccola, sennò rimane troppo. Troppo disegnata e non mi piace, così, e poi vado ancora a fare una piccola porzione qui e direi ancora proprio un pochino qui, così. Direi che così può bastare. Vedete che ho fatto, diciamo, un pochino i quattro spigoli. Adesso, sempre con la modelling paste, cosa vado a fare? Voglio creare il volume sulla gonna. Quindi con la mia pasta vado così a creare del volume sulla gonna. Allora, io faccio così. Prima metto la pasta anche così, magari in maniera un pochino piatta, in questo modo, e poi con la mia spatola vado a creare un po' di movimento in questo modo, così la gonna sembrerà proprio in rilievo e l'effetto, vedrete che una volta colorata viene bellissimo in questo modo qui, così. Andiamo a fare solo qui sulla gonna fino al fondo, chiaramente manteniamo il verso del, ma tanto è facile perché c'è già un disegno sotto, no? Quindi non bisogna inventarsi nulla. Diamo chiaramente alla gonna la forma con gli angoli che ci sono sul mio disegno, in questo modo. Quindi vado a ricreare la gonna con della modelling paste. Vedete che l'effetto già è subito cambiato, così. Facciamo anche bene i bordi. Quindi questa tecnica, immaginatela usata su qualsiasi tipo di carta di riso per mettere in rilievo dei particolari. Io ho già fatto delle altre cose e devo dire che l'effetto è sempre molto bello. Così. Ancora un po' qui, chiaramente più volete dare volume e più modelling paste potete usare, però un consiglio, vi consiglio di, se volete dare un volume molto più importante, vi consiglio di fare il primo strato di modelling paste, asciugare perfettamente e poi passare nuovamente sopra dell'altra modelling paste. In questo modo avrete più volume, perché se voi continuate a mettere modelling paste in questo, come in questo caso che è ancora morbida, non riuscite a sovrapporre gli strati. Quindi fate asciugare, quando è asciutta ne aggiungete altra. Quando avete raggiunto lo spessore che vi piace, potete colorare. Io a questo punto direi che può bastare così. Chiaramente le parti dove abbiamo fatto lo stencil, che con la modelling paste che è più piatta, si asciugano prima della modelling paste che abbiamo messo in rilievo sulla gonna. Quindi, mentre diamo il tempo ancora di asciugare meglio alla modelling paste sulla gonna, vado ad occuparmi della parte di stencil che ho fatto con i miei cerchi. Quindi vado a mettere del grigio chiaro e poi con un pennello e bagnando molto il pennello con l'acqua, vedete, in modo da avere un colore così molto chiaro, vado a colorare di grigio questa parte dove ci sono i cerchi. Adesso voi vedete una tinta un po' piatta, ma non preoccupatevi, perché poi con le sfumature rosa scuro dello stesso colore dello sfondo, vedrete come in un attimo verranno messi in risalto tutti i cerchi. Ma noi adesso andiamo a sporcare tutto con questo grigio molto chiaro, col pennello
molto bagnato, così vedete, in modo da non creare macchia. Coloriamo solo, ma non creiamo delle macchie di grigio, così. E lo facciamo su tutte le parti dove abbiamo fatto lo stencil con i cerchi. Una volta finito di passare il grigio, asciughiamo e andiamo a fare le sfumature. Ora, con il colore uva fragola, il pennello a scalpello, acqua e colore, andiamo a creare le sfumature, che come ho già spiegato in altri video come si fa, si bagna il pennello con l'acqua, si lascia non bagnatissimo ma bagnato. Poi andiamo a bagnare la punta, quella più lunga, nel colore e poi si passa praticamente il pennello appoggiandolo tutto sulla parte che vogliamo sfumare. Vedete che la punta colorata lascia il colore e la parte dietro con l'acqua crea la sfumatura. In questo modo, con un po' di pazienza, andiamo a creare le sfumature nelle parti più, almeno nei cerchi un po' più grandi, per dare un po' di risalto al nostro disegno. Vedrete che cambierà completamente. Questo è il risultato dopo aver sfumato un po' i cerchi, soprattutto vedete quelli più grandi, e aver passato la sfumatura anche intorno al mio coperchio. Avete visto come completamente cambia l'effetto di questo stencil? A me piace tantissimo, con questo effetto così in rilievo, lo trovo molto bello. E fatto ciò, abbiamo dato il tempo alla modella impasto sulla gonna di asciugarsi, quindi andiamo a colorare il vestito della ballerina. Per fare questa operazione, utilizzo, questi due colori di stamperia, che sono dei colori metallizzati, esattamente l'argento e il color fico. Praticamente utilizzo questi colori perché in questo modo la gonna risulterà molto più luminosa. Per fare ciò, allora, questi colori hanno la particolarità che hanno, vedete, dei beccucci così sottili, perché si possono utilizzare come dei semplici acrilici, mettendoli in un piatto e poi con l'acqua diluendoli un pochino e colorando, oppure si possono utilizzare direttamente con il pennellino per fare delle decorazioni in rilievo, per usarli come preferite. Allora, io in questo caso farò così: metterò direttamente il colore sulla mia gonna, in questo modo, creerò tipo delle strisce, così, sempre seguendo chiaramente un po' l'orientamento. E poi con un pennello leggermente bagnato vado a spandere un po' il colore in questo modo, così. Ecco, così in dei punti il colore rimane un pochino più forte, più scuro, mentre in altri mi rimarrà leggermente più diluito, per dare un pochino di movimento anche col colore in questo modo. Poi, dove vogliamo, andiamo ad accentuare ancora con direttamente il colore sulla modella impasto, in modo da renderla più o meno scura a secondo di come ci piace. Così. Vado a mettere ancora un po' di grigio in alcuni punti. Questo colore poi controluce sarà molto luminoso.
spero di farvelo vedere poi mettendo la scatola sotto la telecamera, ma l'effetto vi assicuro che è bellissimo. E adesso vado ad aggiungere questo rosa, che come vedete è decisamente più brillante del grigio, quindi lo mettiamo solo in certi punti, così tanto poi si mescola pure con il colore che c'è sotto, in questo modo qui. Questo non è ancora asciutto, però è l'effetto che rimane sulla gonna. Non so, spero si veda bene il metallizzato dei colori, perché a questo punto la gonna è veramente luminosa. Adesso, nello stesso modo in cui ho fatto le sfumature sul contorno della scatola e sui cerchi, con il colore ombra vado a fare le sfumature intorno alla ballerina, in modo da farla risaltare ancora di più sul coperchio. Ne metterò, farò delle ombre molto leggere, in modo che non vadano a pasticciarmi troppo il coperchio, che, come vi avevo anticipato, rimaneva abbastanza elaborato. Per decorare un pochino le parti che sono rimaste un po' più vuote, quindi queste, voglio utilizzare questo timbro con delle scritte, un colore grigio, il Big Pen Brush Faber-Castell, che uso spesso per fare anche i miei timbri, pennarelli che poi una volta asciutti diventano indelebili, quindi vado a passare il mio pennarello e poi in maniera molto molto delicata, perché non mi deve coprire il così, ecco, vado a creare delle scritte in questo modo. Vedete che, giusto per aggiungere ancora un pochino di, ancora qui, ecco, aggiungo ancora un po' di scritta qui. Così, e magari un po' qui al centro. Oh mamma mia, qui al centro, così. Ecco, direi che così può bastare. Così abbiamo reso un pochino più uniforme il nostro contorno. E poi, come ultimissimissima cosa, prima di dichiarare definito il mio coperchio, voglio utilizzare l'argento che vi dicevo prima, direttamente con il beccuccio, per creare dei piccoli giochi di movimenti intorno alla mia figura, che potrebbero essere delle cose di questo tipo. Adesso facciamo uscire il colore in maniera uniforme, così, e vado a creare dei piccoli movimenti in questo modo. Ecco, una volta asciutti daranno luminosità alla scatola, perché l'effetto è metallizzato e hanno ancora arricchito un pochino in più il tutto.
Ora vi faccio vedere i particolari del lavoro praticamente finito. Devono solo asciugare le ultime cose che ho inserito, ma questo è quanto, perché ho terminato. E come vi avevo detto all'inizio, non so se voi siete d'accordo, ma visto che appunto sapevo che il coperchio sarebbe venuto, diciamo, molto molto lavorato e appariscente, ho preferito fare semplicemente grigio il contorno, perché mi sembra che rimanga il tutto un pochino più fine, ma ognuno è poi libero di invece gestire il resto della scatola come vuole. A me piaceva l'idea di farlo così. Anche il video di oggi è terminato. Come dico sempre, se avete dubbi o domande da pormi, scrivetemi e cercherò di rispondere a tutti più in fretta possibile, oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un like o un commento per farmi sapere se delle lavorazioni di questo tipo vi piacciono anche da vedere spiegate nei prossimi video. Se è la prima volta che seguite il mio canale e vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi. Invece un grazie a tutte le persone che ormai mi seguono con affetto. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!